Ti ho più chiesto come sta andando la tua dieta. Benissimo, Giallo. Mi dà una botta di fosforo pazzesca. Sai, cosa stavo pensando? Che qui ci starebbe bene una bella libreria. Ah, bravo, sì. Così ci possiamo mettere in... Come si chiama? Lì? Non dirmi. Bravo. Certo. La libreria. Va bene, dai, vado a farmi un... Vai a farti? Un... come si dice? Un... Ma che è il gioco dei mimi? Com'è? Come un... Quante parole? Un caffè, cioè... Un caffè. Era facile. Vado a farmi un caffè. Buon caffè. Complimenti al fosforo. No, no, grazie. Devo andare in bagno che devo fare una... Una... Sì. Che non mi viene. Ti mando un PDF. Bene. Pazzesco. Pazzesco, ma io cosa devo fare per avere queste scarpe? Incredibile, guarda. Che scarpe? Ma no, niente, ho ordinato un paio di scarpe online un mese fa, ma non mi sono ancora arrivate, sto diventando scemo, guarda, incredibile. Che scarpe sono? Ma sono delle scarpe, tra l'altro, rarissime, fighissime. Mm-hmm. Ti dico solamente che l'ultimo che l'ha avuto è stato un cugino di USA in Bolt, tanto per farti capire. Scusa, non hai il numero di tracciabilità del pacco? Il numero? Di tracciabilità del pacco. Cioè, non lo so, qui c'è un po' di numeri, non capisco niente. Cos'è questo qua? 348-85... No, questo è il numero di telefono del corriere. Però sarà questo qua, 829... No, questo è il numero verde per l'infanzia. 48, non 48... Non ho soccorso infarti. Grazie. Forse questo. Ah, questo forse. AZ00ZA? Sì. Sì. Che bello, un numero palindromo. Cioè, nel senso che da ogni qualsiasi parte lo giro rimane un'inculata, questo volevi Eccole. Dire? Eccole. Sono alle poste di Malmo in Svezia. Non sa fare le poste di Malmo, voleva vedere le renne di Babbo Natale. Aspetta, no, due giorni fa. Ah, adesso ecco. Sono a Graz in Austria da un tabaccaio. Da un tabaccaio a Graz in Austria? Sì. Sì, cosa devo fare per avere? Devo fingermi un pelle rossa che vive a Cracovia? Faccio io. Eccole, fatto. Cosa? Domani arrivano a Belgrado. Le vai a ritirare sul posto? Maracaibo, mare forza 9, eccomi. Ma scusa, ma non eri a Belgrado a ritirare il pacco? Ma lascia stare, c'è stato un disguido con le poste serbe e praticamente le scarpe erano finite a Santo Domingo. Ma allora, dai, ne ho approfittato, bello. Sì, infatti, ci ho attaccato due giorni di vacanza. Certo. Devo dire, posto meraviglioso, cioè credo. Guarda, sì, donne sì. Splendide. Alcol a fiumi e... musica 24 ore su 24, sì. E poi devo dirti sono di... oh, non ci credevo, sono diventato ghiotto di noce di cocco. Ma dai. Ho mangiato a profusione proprio. No, non mangiarle intere però. Dice che si vede un po'... No, però bene, dai, sono contento. E poi devo dirti, guarda, sai che io nella volta tatuaggio te ne approfitto perché sapevo che loro erano bravissimi per i tatuaggi, mi sono fatto fare un tatuaggio qua sulla spalla. Vediamo. Avevo chiesto di farmi un razzo. Hanno capito male. Dici? Sì. È perché la R e la C un po' in spagnolo si confondono, vero? E magari mettere due fiamme sotto le palle, sì. Potrebbe aiutare. Houston, abbiamo un problema, sì. Quindi non l'hai ancora aperta? Ma stai scherzando? Volevo tenermi questo momento solenne da gustarmi assieme a te. Queste, ti ripeto, sono le scarpe che sono appartenute solamente a un cugino di Bolt, cioè per farti capire quanto sono fitte. Ci sei? Vai. Vado. Oh. Cavolo, belle! Belle, Giallo! Ma dici che sono il mio numero? Ma sai che secondo me se le metti due volte si lascia... Vaffanculo.